Buongiorno a tutti ragazzi, in questo nuovo episodio di Oltre la Sala, il film in cui parlo di pellicole che magari non per forza ho visto al cinema, di pellicole che ho recuperato successivamente, voglio parlarvi di Roma, Roma di Alfonso Cuarón, un capolavoro immenso del 2018. Io ho recuperato questo film con estremo ritardo e se l'ho fatto è grazie anche al mio amico Danilone che anche stavolta mi ha fatto un regalo meraviglioso. Se avete visto l'unboxing natalizio avrete visto che ho scartato il pacco dove c'era proprio Roma di Alfonso Cuarón regalatomi dal mio amico Danilone e io lo ringrazio perché non solo finalmente mi ha dato la possibilità di vedere un film straordinario di cui tra poco vi parlerò, ma anche perché questa edizione della Criterion Collection io ve la devo assolutamente consigliare, perché per chi ama la settima arte è oro colato, ci sono tantissimi contenuti extra e solo per il documentario del Dietro le Quinte di Roma con l'intervista ad Alfonso Cuarón, questo cofanetto veramente, questo film in Blu-ray merita tantissimo, cioè solo il documentario iniziale dura 1 ora e 20 e ascolterete un'intervista ad Alfonso Cuarón sensazionale. Ma indipendentemente da questo, Roma che film è? Roma è un film che veramente mi ha inciso nel cuore tutte le meraviglie possibili durante la visione, perché è un film che vuol raccontare Città del Messico negli anni 70, tra il 1970 e il 1971. Il vero protagonista di Roma, di Alfonso Cuarón, è l'universo. Non c'è una storia che noi possiamo seguire attraverso il punto di vista dei personaggi, no. Il vero protagonista è l'universo con le persone che lo popolano. Quindi diciamo che noi assisteremo a degli episodi di vita quotidiana. Sicuramente di fronte a noi ci ritroveremo le vicende di una famiglia degli anni 70 in Città del Messico, nel quartiere Colonia Roma proprio, che dà il titolo al film, e assisteremo agli eventi che si verificano in questa famiglia. Più che altro assisteremo alle vicende che accadranno alla nostra Cleo, la nostra domestica di questa casa, che da un giorno ad un altro si ritroverà ad essere incinta, si ritroverà ad essere abbandonata da colui Fermin che l'ha messa incinta, che sarebbe stato meglio se fosse stato Fermin nel momento in cui sul lato, insomma, l'ha messa incinta, ma indipendentemente dalle battute si vede quanto Cuarón voglia raccontare una storia autobiografica. In questo bellissimo documentario di cui vi parlavo, il regista, il maestro Cuarón, racconta proprio quanto sia stato intimo per lui questo film, quanto niente sia stato lasciato al caso. Lui ha voluto raccontare le proprie origini. Per questo film non c'era nemmeno un copione da seguire, c'era più un canovaccio. Ogni volta il nostro regista andava da ogni attore a dirgli cosa avrebbe voluto. Ovviamente lavorando anche con persone che non erano attori professionisti, perché questo è un film molto neorealistico contemporaneo, seppur si svolga negli anni 70. Alfonso Cuarón ha scelto proprio delle persone che facevano tutt'altro mestiere. Nella scena, ad esempio, straordinaria del parto, no? Della nascita della figlia morta della nostra Cleo, si sono scelti dei veri dottori. Il dottore che vediamo è un vero dottore. La ginecologa che vediamo è una vera ginecologa. Lui ha voluto veramente chiamare le vere persone che nella vita svolgevano tali mestieri. Però, per non andare troppo in là con i comprimari, pensiamo solamente a Cleo. Cleo non è un'attrice professionista. Cleo è stata una delle 3.500 ragazze che si sono presentate ai provini. 3.500. E c'è questo bellissimo reperto all'interno dei contenuti extra in cui la vediamo provare la sua scena, la scena quella in cui deve deve rivelare alla padrona di casa che è incinta, e quindi quella scena lì che vediamo durante il provino nei contenuti extra già è bellissima nel film, ma nei contenuti extra vediamo proprio questa ragazza che vive in una casa dove veramente la madre nella realtà di tutti i giorni fa la domestica, si ritrova quindi a imparare, a portare su grande schermo, a portare in scena ciò che ha imparato dalla madre. E quindi a commuoversi, come si commuoverà nella scena del parto. Pensate che per quella scena straordinaria lei nemmeno sapeva che ci sarebbe stato un bambino finto, o per meglio dire, una neonata finta. Lei pensava che veramente ci fosse un neonato vero, non sapeva assolutamente che la fine della scena
avrebbe comportato la nascita di una bambina morta. Non lo sapeva perché Cuarón non l'aveva rivelato. Avevano fatto delle prove con delle controfigure. Dal momento in cui lei è stata fatta entrare, lei ha vissuto lì per lì, proprio in maniera sensoriale, ciò che stava accadendo. E il sensoriale in questo film è straordinario, è un film strasberghiano fino al midollo. L'importanza del sensoriale, più che di una sceneggiatura pregna e ricca di colpi di scena o di avvenimenti che vanno a incatenarsi, no, il sensoriale, il senso, gli elementi sono fondamentali gli elementi anche naturali, acqua, terra, fuoco, aria, tutto è importante. Se ci si fa caso, il film inizia con un primo piano del terreno, si riprende un cortile con questa secchiata d'acqua che va a bagnarlo tutto, e se il film inizia con un terreno, con la terra, termina con il cielo, anche se su quella terra, su quel pavimento, nella pozza d'acqua è riflesso il cielo, è riflesso un aereo. Quindi è una metafora molto bella, una metafora anche che vuol subito farci capire, non in maniera esplicita, ma in maniera poetica, implicitamente poetica, quanto siano diverse le classi sociali. Perché uno dei veri protagonisti del film è l'aereo, parliamoci chiaro, questo aereo che più volte passa, che vuol contraddistinguere un tipo di vita diverso, perché sicuramente chi è su quell'aereo non fa la stessa vita di quei domestici, di quella famiglia, che comunque, seppur benestante, non possedeva certo le ricchezze di coloro che si potevano permettere l'aereo. È già tanto se si potevano permettere una macchina nuova in questo film, no? E quindi ho amato questa cosa, questo aereo che noi più volte vediamo che fa da sfondo, ma in realtà è il vero protagonista, ha queste vicende. È un aereo importantissimo, un aereo che più volte torna, anche su questo finale meraviglioso sul cielo, si inizia con la terra, si finisce col cielo, quest'aereo passa più volte, e Cuarón veramente riesce metaforicamente a esprimere anche delle differenze a livello sociale, di classi sociali, inserisce dentro tutta la sua infanzia. Ora io prima parlavo di Cleo che resta incinta e viene abbandonata, ci sono proprio delle scene che ci fanno stare male, lei che torna da Fermin per comunicargli che è incinta di lui, e lui, dopo averla abbandonata al cinema, non solo rinnega suo figlio, dice che non è suo e la minaccia anche di picchiare il bambino e lei se glielo dovesse ridire. Quindi ci sono delle scene che fanno malissimo, ma indipendentemente da questo proprio si vede quanto Cuarón parli anche di se stesso. Perché ad esempio il padre di famiglia che abbandona la famiglia era proprio suo padre. Cioè Cuarón ha voluto girare questa scena per giudicare anche stavolta da esterno e non da protagonista. Ha voluto girare quella scena per giudicare da esterno come si potesse sentire un uomo quando non ama più una donna. E quindi finalmente quest'uomo si sente libero dal momento in cui prende la macchina e se ne va con la scusa del viaggio di lavoro. Ovvio che Cuarón bambino ha sofferto tanto per l'assenza del padre. Nel film ha voluto riproporre tutto ciò cercando però di giudicare dall'esterno e quindi mettendosi nei panni di una persona che sta soffrendo, e quindi non mettendosi nei panni di un bambino che resta solo. Questo non vuol dire che stia giustificando Cuarón il modo di comportarsi del padre, però con questo film è come se avesse sfogliato un album di ricordi. Cuarón, per lui è stato fondamentale tornare a girare in quei luoghi che l'hanno visto crescere, ricreare quando era impossibile tornare in certi posti in maniera perfetta, grazie anche a una scenografia straordinaria e degli ottimi effetti visivi nei momenti in cui si doveva aggiungere qualcosa, ricreare quelle stesse strade dove lui ha vissuto, dove lui è cresciuto, quegli stessi negozi con le stesse insegne, con gli stessi mobili esposti in vetrina, con gli stessi vestiti esposti in vetrina, ha voluto ricreare tutto con delle comparse, tantissime, che fossero simili a quelle persone che lui realmente incontrava ogni giorno. Questo non è il primo film di Cuarón, ma sicuramente, come lui stesso afferma, è il primo film più intimista, dove cercava veramente di raccontare se stesso e di raccontare Città del Messico attraverso anche le rivolte studentesche, attraverso anche tanti singolari aspetti da lui e dal popolo tutti vissuti. Io mi immagino quelle persone che sono andate a vedere Roma e che hanno rivisto le loro strade, che hanno rivisto una Città del Messico che ora è diversa. C'è un lavoro di ricostruzione meravigliosamente ben fatto, ma come la regia di questo film è straordinaria.
questo utilizzo ampio del cavalletto, no? Questa camera statica, questa macchina da presa sempre su cavalletto con l'ausilio di panoramiche straordinarie, questa macchina da presa che sul cavalletto si muove poeticamente da destra a sinistra, per mostrarci ogni singolo aspetto, ogni singolo anche granello di polvere che si può trovare a Città del Messico. Ovviamente ci sono anche dei carrelli fantastici, non c'è mai l'utilizzo di camera a mano, non c'è mai una camera traballante o altro, no, perché non si voleva fare quel tipo di film. Cuarón fa un film assolutamente pregno di poesia, con un'estetica fantastica, questo bianco e nero, che si sposa assolutamente bene con quel racconto che vuol fare Cuarón sugli anni 70. Però attenzione, Cuarón non vuol fare un film dove magari si va incontro ad una fotografia con la grana rovinata, non vuol utilizzare anche degli espedienti stilistici che potessero richiamare un certo tipo di film anni 70. No, lui ha fatto un film che si svolge negli anni 70, ma con la tecnologia del 2018, con un 4K meraviglioso, con uno schermo intero fantastico. All'inizio avevo optato per il 4 terzi, ma dopo alcune prove ha invece cambiato rotta e ha deciso di lasciare da parte il 4 terzi. E quindi vediamo un film con una fotografia straordinaria, un bianco e nero veramente incredibile, che si accosta benissimo al tipo di racconto, ma con la tecnologia del 2018. E questo contrasto è di una poesia disarmante. È un film bellissimo, anche il momento in cui si spara al fucile, oppure si vede il terreno adiacente prendere fuoco con questi dolly meravigliosi e una persona che canta. C'è uno studio matematico su ogni inquadratura. Si vuol fare un film che ovviamente faccia trionfare il linguaggio cinematografico. Il linguaggio cinematografico è fondamentale in un film che parla di se stesso, ma che parla di noi stessi. È un film veramente intimo, un film con delle scene tremendamente meravigliose. La scena del parto è una di queste, dove realmente l'attrice, che in realtà non è un'attrice, che si è improvvisata attrice nel migliore dei modi, si ritrova con una bambina, poi ricreata meravigliosamente bene, con una bambina morta, e quindi lei piange davvero, non se l'aspettava. Io vi invito veramente a recuperare il documentario presente qua dentro. La scena del mare alla fine, dove lei salverà i bambini. Si parla anche di un concetto di famiglia che non per forza deve essere quello che è corrisposto da un legame di sangue, parliamoci chiaro. Quindi questo film è proprio un film neorealista puro, perché abbraccia tantissimi stilemi del neorealismo, a livello ovviamente anche di recitazione, prendendo attori presi dalla strada. Poi ci sono attori professionisti, ma la maggior parte sono attori presi dalla strada. Il far vivere una determinata località, come succedeva nei film del neorealismo, magari subito post-guerra. In questo caso si fa vivere Città del Messico. Il bianco e nero aiuta molto a far prevalere ancora di più ciò che Alfonso Cuarón volesse raccontare. Un film che ovviamente ha vinto tanti premi, al premio Oscar, ricordiamo, miglior film straniero, miglior regia, miglior fotografia, la miglior fotografia sempre ad Alfonso Cuarón, ed era candidato anche per tante altre categorie, anche per il miglior film, Golden Globe, le vittorie che ha avuto al Golden Globe, presentato anche al Festival di Venezia. Insomma, è un film che io ho recuperato in estremo ritardo e mi dispiace da morire non averlo visto prima. Mi dispiace da morire perché è veramente diventato uno dei film imprescindibili nella mia collezione, un film che veramente mi ha fatto sognare, un film che veramente avrei continuato a vedere anche se fosse durato 10 ore. Perché avrei continuato a vedere le vicende di queste persone che sono pedine dell'universo che è il vero protagonista. È ovvio che è un film dove non vi dovete aspettare una trama, magari che va poi a incatenarsi e creare dei colpi di scena. No, ragazzi, è un film che vuol parlare di episodi di vita quotidiana, ma che fanno parte dell'io del regista. Questo film ovviamente è importantissimo nella cinematografia di Alfonso Cuarón, un film che inizialmente sarebbe dovuto essere piccolino. Si voleva chiamare una troupe locale, si volevano scegliere poche comparse, doveva essere un film anche a colori. All'inizio si doveva usare la luce naturale. Inizialmente avevo un'idea Cuarón, che poi ha sviluppato sempre di più, ha preso un'altra strada quest'idea, e quell'idea di film piccolino si è trasformato in Roma, un film che definire semplicemente film straordinario è riduttivo, definirlo un capolavoro è riduttivo lo stesso.
un film che ho visto non volentieri di più, un film che tuttora mi fa capire quanto io ami il cinema e quanto non possa vivere senza di esso. E che dire, se come me foste ancora all'oscuro di una visione così straordinaria come Roma, non perdete tempo e recuperatevi questo Blu-ray, ovvio che si trova anche su Netflix, ma se siete dei veri amanti del cinema, compratevi questo Blu-ray perché è straordinario e perché veramente se amate il cinema dovrete amare questo film. Quindi questo è un po' il mio parere su questo capolavoro di cui ci sarebbe ancora tantissimo da parlare. Io faccio i miei complimenti ad Alfonso Cuarón. Vi ricordo assolutamente che sarò lieto di rispondervi nella sezione commenti dove spero mi diciate la vostra e che l'abbiate visto a differenza mia che l'ho recuperato dopo troppo tempo. Grazie ancora al mio amico Danilone, ma dovrei ringraziare anche tutti gli altri amici che me ne hanno parlato e che mi hanno consigliato di vederlo. Vi ricordo che nelle info di questo video troverete ogni link per seguirmi sulle mie pagine social, che ho partecipato qualche sera fa ad una nuova live del mio amico Antonio Cianci da Catafilm su Soul, il nuovo film della Pixar. Se vi foste persi la live, ve la linko qua sotto nelle informazioni e vi ricordo che nelle informazioni troverete anche il link per abbonarvi al canale, così scegliendo la vostra fascia di prezzo potreste sostenere il canale e supportarlo, ma ricevendo anche tanti contenuti extra in cambio, oltre alla normale programmazione quotidiana. Vi mando un grosso abbraccio, Roma, un film veramente straordinario, non perdetevi.